Sulle criticità della sanità e sulle lungaggini delle liste di attesa, il governo nazionale è intervenuto con un decreto-legge varato dal ministro della Salute Schillaci che contiene una serie di misure tra le quali visite ed esami diagnostici anche nei weekend, l'attivazione di un organismo di verifica e controllo presso le aziende sanitarie in maniera tale da garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa con poteri di polizia amministrativa e giudiziaria e l'istituzione di una piattaforma nazionale per le liste di attesa in modo da monitorare i tempi relativi ad ogni prestazione sanitaria in tempo reale e regione per regione. Provvedimenti che, stando ad un'indagine dell'Istituto Piepoli, sono graditi e come alla gente. Proprio per Piepoli l'86% degli intervistati promuove la scelta del Ministero della Salute, il 47% dice di apprezzarla molto, il 39% abbastanza e il 69% degli intervistati ha dichiarato di essere a conoscenza della decisione, con l'84% che la condivide, a testimonianza, insomma, di come un tema come quello della salute interessi tutti, con la speranza che il decreto e le misure previste diano risultati concreti in grado di ridurre i tempi biblici che il più delle volte spingono a rivolgersi ai privati, per chi ovviamente ne ha la possibilità e con la drammatica conseguenza per chi invece ne è impossibilitato a rinunciare in diversi casi alle cure, con tutti i rischi del caso.